Allora. Questa è una bombarda della prima guerra mondiale, è costituita essenzialmente dalle alette stabilizzatrici, eccone, ce n'è ancora una, in metallo leggero, il codolo che conteneva la carica di lancio e il corpo che conteneva e contiene tuttora l'esplosivo dirompente. Manca in questo caso a tutte le bombarde la spoletta, che era una spoletta a percussione, quindi all'impatto il proiettile esplodeva. Era un munizionamento utilizzato in particolare nella prima guerra mondiale per colpire i reticolati e quindi aprire varchi nei reticolati o, essendo sparato a tiro curvo, poter penetrare ed esplodere all'interno di trincee, camminamenti e postazioni protette. Cose che con l'artiglieria normale a tiro diretto non era possibile ottenere. Quanto esplosivo c'è in ogni... e che tipo di esplosivo? C'è circa 6 kg di esplosivo. Venivano utilizzati vari tipi di esplosivo, il più comune era anche l'eco e poi il tritolo proprio allora.